Ciao Gnari, bentornati nel canale del Barba. Ragazzi, sono qua oggi perché voglio fare un test. Provare a gestire una pizzata di quattro pizze quindi, per mangiare tutti insieme, perché sappiamo che il problema dei fornetti è quello di gestire gli ospiti. Quindi solitamente si fa un giro pizza, però chi fa le pizze è sempre impegnato. Quindi ho avuto un'idea. Guardate un po', ragazzi, mi sono munito di cartoni per la pizza da asporto. L'idea qual è? Fare ogni pizza, fare la pizza, metterla nel forno di casa a riscaldarsi, quindi 50-60 gradi per mantenersi al caldo e provare a mangiare tutti insieme. Dobbiamo scoprire se sarà un successo o un fallimento. Per saperlo, vi dico, guardatevi il video e poi scopriremo se le pizze all'apertura dei cartoni saranno ancora buone o saranno non molto buone. Comunque il ragionamento è quello di andare a ritirare le pizze alla pizzeria da asporto, che non è che ci mette un minuto e poi non sei a un minuto da casa, tranne pochi fortunati. Ci metti comunque 10-15 minuti. Quindi dico, vabbè, perché non posso farlo a casa? Dai, vediamo se può essere una soluzione percorribile. Non assicuro, vediamo il video per vedere il risultato. Ciao, Gnari! E dopo questo gran canestro, eccomi qui, preparo i cartoni per la pizza, li lascio lì e comincio a sfornare le mie pizze. Allora, prima pizza, eccola qua. È una pizza fatta con farina Petra 5037 e cotta in F1. Comunque, da qua faremo partire il timer, lasciamo passare 10-15 secondi prima di chiudere il cartone per far uscire un po' il vapore e andiamo con le prossime sfornate. Seconda pizza, Margherita, eccola qua, mi piace sempre farvele vedere perché magari vi viene voglia di seguire i video del Barba per imparare a fare queste pizze. Terza pizza, sempre qui Margherita, molto easy, bella maculata, eccola qui. E la quarta pizza, in arrivo la più golosa, questa qua ha su un botto di gorgonzola e salame piccante, ma non è mia, purtroppo non è per me. Ed eccola qui, molto bella anche questa. Adesso farò una simulazione, sono passati tra la prima sfornata e l'ultima circa 11 minuti, quindi potete fare tranquillamente le pizze anche con il Ferrari, con l'ariete, con il caliente e ora porto in tavola e faremo l'analisi delle pizze dopo circa 12 minuti a questo punto, ok? Andiamo a vedere le pizze. Madonna, c'è un'acquolina pazzesca, sono affamato. Quindi, prima pizza, la prima che ho fatto, quella che mangerò io e che testerò, esteticamente perfetta, è calda, è stata circa 12-13 minuti a 60-70 gradi. Anche la seconda pizza, bella, ancora bella calda, mozzarella sciolta. Diciamo che è immutato, lo stato della pizza è immutato. Naturalmente più ci avviciniamo all'ultima e più lo stato è immutato. L'ultima praticamente è stata in forno 3 minuti a questo punto. Andiamo quindi all'assaggio. Farò l'assaggio della prima pizza. Tra la cottura, tra la sfornata e l'assaggio passano 15 minuti. Quindi il tempo che potete metterci, per esempio, dalla pizzeria da asporto a casa. È un esempio così, pizza calda. Si può provare la prossima volta ad alzare anche i gradi, magari a 80, secondo me, proverò. Pizza comunque calda, mozzarella sciolta. Ingredienti belli amalgamati, pizza morbida. Ora l'assaggio e vi dico, la mia faccia vi dirà che è perfetta. Quindi secondo me, ragazzi, è fantastico potersi sedere con i propri commensali e godersi la pizza tutti insieme, invece che fare il solito giro pizza. Questo, ragazzi, quindi è la mia conferma che il metodo può funzionare. Che dire? Commentate, lasciatemi i vostri commenti e alla prossima!